Rauschen. Allora, innanzitutto che sono stato investito perché non ho accennato, però stavo appunto non ci faccio insomma. Allora, siccome facciamo dire che su Sony X, io sto pensando alla scena di Sony X, Sony X non è possibile applicare questo tipo di effetto direttamente da qua, da qui non lo vedete mai quell'effetto che non si applicare, dovete andarlo a caricare manualmente, cosa vuol dire? Che dovete avere due possibilità per questo effetto, diciamo. O andarvi a scaricare il programma che registra appunto il vostro testo, come sto facendo in questo momento con OpenDocS, oppure dovete andarvi a scaricare un video da YouTube che abbia quell'effetto. Però attenzione, il video da YouTube, ad esempio, questo video che si muova, deve avere il contrasto molto forte tra le barre, queste qui, e lo sfondo di insomma, il colore di che dovrebbe essere lo sfondo. Perché dico questo? Anzi, perché questo non è, perché vedete, le barre sono lo sfondo nero. Questa effetto potrebbe essere che se sono barre con lo sfondo nero, queste qui sono come vedete, di un altro colore. Anche queste qui sono registrate di per effetto che dobbiamo andare a portare poi su Sony X, serve questo contrasto per eliminare il profondo. Quindi, le possibilità sono o scaricare il video da YouTube per capire queste caratteristiche, le onde, queste caratteristiche, oppure scaricare questo programma, registrare il desktop e vi registrate questo, subito scaricare il video, quindi ho già registrato una canzone. Queste barre che non potete segnare in questo modo, andate su, scusate, dovete mettere una canzone, ecco, scusate, non lo vedo. Poi, fate il contrasto effettivo, scivare onde e le barre, anche le altre penso che possano andare bene, però io consiglio queste perché sono quelle che sono meglio. E cosa facciamo? Le registriamo, abbiamo il nostro software che registra, le registriamo, oppure se chiamiamo YouTube, non lo vedo. Una volta che registriamo il nostro file, dovremo andare a Windows, secondo me, apriamo Windows, secondo me, inseriamo la foto col video, scriviamo anche il manager, poi inseriamo il video scaricato da YouTube, appunto registrato da noi. Poi, abbiamo la canzone originale con il file MP3 all'interno, appunto, del progetto finito, e siamo a posto, insomma. Allora, cosa facciamo? Questo quando c'è la canzone, quindi la ragazzi, la canzone, buona. Allora, qui non c'è la canzone, come vedete, un bel poster, nella foster, disaga, la foto. E cosa facciamo? Allora, innanzitutto creiamo una traccia audio, qui, e una traccia video, nella quale inseriamo questo qua, ok. Sì, mi ha dato passare la ok. Mettiamo, come vedete, ecco qua, mettiamo il video con le barre che si muovono sopra, nella traccia di sopra, e la foto con il video, che dobbiamo tenere sotto, diciamo, sopra, però questo è l'audio registrato. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo eliminare questo video, e lasciare su queste barre, diciamo qui, su questa barre, qua, e andiamo su screen, qui. Come vedete, adesso c'è la lasciato le barre, e non so se c'è la risimale fosse, però è la quindi, prima di tutto, facciamo il passo adesso qui sopra, andiamo su partis, clicchiamo su partis, clicchiamo su play, poi, andiamo qui, su questo button qui, clicchiamoci, e come vedete, facciamo i click, spostare le nostre barre, che andiamo a mettere. Ovviamente se siete liberi di disagire con i vari, potete allargare i miei video, per fare i giochi di vari come queste barre. Cliccando questo tasto, vi imposterà una risparmia finita, potete allargare un video senza far modificare la lievezza. Se volete, potete modificarlo anche la lievezza, più lievezza. Vedete così, va più bene. Ecco, mettiamo qui, adesso adesso vi farò vedere poi, bella a tutti ragazzi, io sono Ercipolla e benvenuti all'interno di questo tutorial nella quale vi spiegherò come fare questo effetto su Sony Vegas. Allora, innanzitutto chiedo scusa per il mio desktop.